Ciao a tutti e benvenuti nella prima puntata dell'anno del nostro vlog. Se è vero che l'Epifania ogni festa porta via, in realtà per voi ha portato qualcosa di molto interessante. Vediamolo insieme. Vediamo un po' che cos'è. Beh, per fortuna non è carbone, ma è la nuova versione di PHP, la 7.3. Come sapete, su tutti i nostri servizi di hosting è possibile scegliere la versione di PHP da utilizzare. 5.3, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2. Da ormai qualche settimana abbiamo aggiunto anche la versione 7.3 e gradualmente stiamo eliminando la versione 7.0, che ormai è andata end of life e quindi non riceve più supporto e aggiornamenti. Cavoli, ma quante versioni ci sono? Quale utilizzare? L'interprete PHP è il motore fondamentale che fa girare il vostro sito web e quindi bene utilizzare sempre l'ultima versione disponibile, sia per motivi di performance, ma soprattutto per motivi di sicurezza. Come potete vedere, abbiamo in rosso tutte le versioni ormai end of life. Significa che potenzialmente sono vulnerabili e quindi è assolutamente sconsigliato il loro utilizzo. In arancione, quelle ancora supportate, ma solo per security fix. Si possono ancora utilizzare, ma è caldamente consigliato iniziare a prepararsi ad aggiornare. Quelle in verde, invece, sono quelle correttamente supportate. Il nostro consiglio? Innanzitutto aggiornate il core del vostro CMS e tutti i relativi plugin e utilizzate la versione 7.2 di PHP. Può essere pericoloso aggiornare la versione di PHP? No, perché dal nostro pannello di controllo potete scegliere in qualsiasi momento e in tempo reale la versione di PHP da utilizzare. Quindi se ad esempio state mettendo la versione 7.2 e riscontrate un problema sul vostro sito web, potete andare immediatamente indietro alla versione precedente. La versione 7.3 appena rilasciata è sicuramente stabile, ma il nostro consiglio è quello di utilizzarla ancora esclusivamente per siti in sviluppo o in test e quindi prima di utilizzarla in produzione di attendere il rilascio di una delle nuove sottoversioni. Siamo arrivati al termine di questo blog dedicato alle versioni di PHP. Vi invito a iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella in modo da essere avvisati di quando pubblicheremo un nuovo contenuto. Grazie, buono sviluppo e alla prossima puntata!